È così semplice. Dio è la creazione. In ogni istante è ciò che nasce, ciò che vive e anche ciò che muore. Dio è la vita, ciò che continua, l'energia e anche la morte, che è forza, durata e continuità. Che cristiani sono questi che dubitano della parola del loro Dio? Che cristiani sono questi che temono la morte quando viene loro promessa la resurrezione? Meglio farla finita con loro una volta per tutte, che non resti traccia di credenti così meschini. Appestano l'aria. Coloro che temono di morire non meritano di vivere. Quelli che temono la morte non hanno fede. Imparino una buona volta che esiste un altro mondo. Solo Allah è grande. Meglio morta, mi disse. E io, l'unica cosa che desideravo era di darle soddisfazione. Mi chiesi l'Eccelsior e mi portò il Popolare. Mi chiesi le Delicados, mi portò le Chesterfield. Mi chiesi una birra chiara e me la portò scura. Il sangue e la birra mescolati per terra non fanno quel bel effetto. Mi doveva quel denaro. Promisi di restituirmelo 2 mesi fa, la settimana scorsa, ieri. Con quel denaro io dovevo andare con Irene ad Alicante. Solo là potevo portarmela a letto. Le avevo prestato per 2 giorni. Per 2 giorni soltanto. E le bugie mi fanno uscire pazzo. Gli sbatté la testa contro il muro finché non me lo torsero dalle mani. Oh, non seppe tenere a freno la lingua per un giorno. E io gliela strappai. Era lunghissima. Non smetteva mai di venir fuori. Sono sicuro che rideva di me. Rideva di quello che stavo sopportando. Era troppo. Mi passava e ripassava il trapano sul nervo. Lo faceva apposta, nessuno mi toglierà quest'idea dalla testa. Mi prendeva pure in giro, ma questo lo sopporterebbe persino un bambino. A voi non hanno mai passato quelle rotelline del diavolo sul dente cariato. Allora dovreste ringraziarmi. Vi assicuro che d'ora in poi faranno più attenzione. Lo faceva apposta. Per farmi rompere la testa. Gli ho reso la pariglia. Lo seppelliscono fra un istante. Ha sbattuto la testa contro qualcosa di duro nel cadere. Come fatto apposta. Lo desideravo tanto. Se n'era dimenticato. Adesso sì che non se ne dimenticherà più. Lo uccisi perché mi parlò male di Juan Alvarez, che è un mio caro amico. E perché quanto diceva era una grossa menzogna. Stavamo fermi, al bordo del marciapiede, aspettando di passare. Le macchine correvano veloci una dietro l'altra e non ci fu bisogno che di una spintarella. Eravamo sposati da 12 anni e non voleva un tubo. Era scemo. Gli spiegai e rispiegai la strada da fare in modo chiarissimo. Era semplice, non aveva che da attraversare il viale della Riforma all'altezza della quinta traversa. E tutte e tre le volte si confuse nel ripetere la spiegazione. Gli feci una piantina chiarissima. Restò lì, a guardarmi con aria interrogativa. E poi, oddio, non ho capito. E si strinse nelle spalle. C'era da ammazzarlo. Lo
L'ho ucciso perché ero sicuro che nessuno mi vedeva. Sul serio? Credetti che non l'avrebbero mai scoperto? Sì, lui era il mio migliore amico, su questo non ci sono dubbi. Ed io ero il suo migliore amico. Ma in questi ultimi tempi non potevo più sopportarlo, indovinava tutto quello che pensavo. Non c'era modo di sfuggirgli. Alle volte mi diceva persino ciò che mi balenava in mente, prima ancora che si concretasse nei miei pensieri. Era come vivere nudo. Organizzai tutto per bene, ma evidentemente lasciai il corpo troppo vicino alla strada. La uccisi perché mi doleva lo stomaco. La uccisi perché le doleva lo stomaco. 8 giorni per mettere a punto quel progetto. All'indomani c'erano le prove semestrali. E quel cretino che entra e viene a riempire la sua stilografica e la mia bottiglietta d'inchiostro di china. E la lascia cadere sul mio progetto. Fu istintivo. Gli piantai il compasso nello stomaco. Era tanto brutto quel poveraccio che ogni volta che lo incontravo mi sembrava un insulto. Tutto a un limite. Stavamo pigiati come sardine e quell'uomo era un porco. Puzzava. Tutto gli puzzava, ma soprattutto i piedi. Le assicuro che era impossibile sopportarlo. E poi aveva il colletto della camicia nero e la nuca untuosa. E mi guardava. Una schifezza. Cambiai posto. Ebbene, lei non ci crederà, ma quell'individuo mi seguì. Aveva un odore diabolico. Mi parve di vedergli uscire come degli insetti dalla bocca. Forse lo spinsi troppo forte. Non daranno mica la colpa a me se le ruote dell'autobus gli passarono sopra. He burned me hard with his cigarette. I'm not saying that he had bad intentions, but the pain was the same. He burned me. It hurt. I saw red, and I killed him. I'm not saying that I had bad intentions either. But I had that bottle in my hand. A voi non è mai venuta la voglia di eliminare uno di quei venditori di biglietti di lotteria quando diventano noiosi, insistenti, supplicanti? Io l'ho fatto a nome di tutti. Lo uccisi perché era di Mina Rhodes. Lo uccisi perché invece di mangiare ruminava. La squartai dall'alto in basso come una pecora, perché guardava indifferente il soffitto mentre faceva l'amore. Uccise la sorellina la notte della Befana per tenere tutti i giocattoli per sé. La feci secca con una bottigliata. Io avevo ordinato il mio tramezzino molto prima di quel disgraziato. E il ministro, e il presidente, e l'opera, odio l'opera. E il cashmere inglese, e gli acquisti, e Don Pedro, e gli affari loro. E quel veleno, dal colore così simile al cognac,